abbracciamo virtualmente Costantino Caturano, presidente Ente Parco Taburno Camposauro. Buongiorno Costantino. Buongiorno a voi. Come vedi, ti ho fatto trovare una pianta per farti sentire a casa. Sei sempre, diciamo, gentile sul pezzo, direi. Ascolta Costantino, è ormai un anno dalla tua nomina a presidente. Che cosa è stato fatto di buono per questa nostra zona? Sì, è circa un anno che sono diventato presidente del Parco Regionale del Taburno Camposauro e diciamo che sono abbastanza soddisfatto un po' per alcuni progetti che sono stati messi in campo dall'ente e che penso a breve anche vedranno i frutti, diciamo, sul territorio, per i fruttori dell'area protetta del Taburno Camposauro. Non voglio andare in una semplice elencazione di tutto quello che è stato fatto, però mi vorrei soffermare su alcune iniziative di particolare importanza, come ad esempio la fase di presentazione della candidatura UNESCO, denominata Global Geopark, che viene riservata alle aree protette, che il Parco del Taburno sta predisponendo e invierà, diciamo, si spera, superata il prima possibile questa emergenza sanitaria, quest'estate, quindi questo sarebbe un ottimo e importante riconoscimento per il territorio. Pensa che in Campania c'è soltanto un parco che ha avuto questo riconoscimento dall'UNESCO, che è il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano. In Italia ne sono 21. Quindi insomma è un qualcosa dove insomma ci sta una grande attenzione e ci stiamo lavorando. Per poi arrivare un po' a tutto quello che è la gestione della fauna selvatica e della flora, insomma, che sono proprie dell'ente parco, sono attività proprio istituzionali, quindi c'è un monitoraggio continuo del territorio, una riqualificazione e l'infrastrutturazione anche della sentieristica, che per troppi anni era stata un po' abbandonata, e quindi stiamo provvedendo anche a rendere fruibili delle zone che prima non erano più accessibili, diciamo, agli appassionati di trekking, ma anche agli appassionati di MTB, voglio dire, quindi di mountain bike, fino ad arrivare ad una novità che ho scoperto proprio con la mia, appena mi sono insediato, diciamo, al parco, che c'è una grandissima richiesta di trail running, questa disciplina di corsa a piedi da fare in montagna. Ecco. So che anche sul Partenio ci sono degli appassionati, sul parco del Partenio, però io veramente la ignoravo e quest'estate dovevamo organizzare proprio una prima maratona di trail running, però insomma, vediamo insomma, che cosa succederà. Costantino, tra le altre cose, tra le notizie che abbiamo dato anche noi in passato, parlo di dicembre scorso, una convenzione con il Polo Museale, anche questa è una bella novità. Sì, anche questa è una bella novità. Un giorno, parlando un po' con Ferdinando Creta, il direttore appunto del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, si discuteva su come potesse intrecciarsi un po' l'ambiente con quello che è il turismo, la cultura. E quindi nacque veramente telefonicamente questa idea di organizzare qualcosa insieme, quindi di partire da un protocollo d'intesa con il Polo Museale e di cercare un po' di abbinare tutto quello che riguardava la cultura, la storia del territorio, anche con l'area protetta, con il parco, che non tutti sanno è l'unico parco, direi, a livello nazionale che ha una sinergia con la storia. Era la riserva di caccia dei Borboni, insomma, ci sono tantissime testimonianze andando verso la parte più alta del Taburno della loro presenza, e quindi da questo è nato appunto questo accordo che svilupperemo anche in sinergia con altri stakeholders, quindi con cantine, con produttori, proprio per rendere il pacchetto chiuso, quindi un'offerta ambientale, turistica ed enogastronomica. Questo è un poco l'obiettivo, con delle iniziative da fare anche all'interno del museo di Montesarchio, senza trascurare ovviamente delle escursioni, delle passeggiate lungo i sentieri storici del Taburno, per ripercorrere, faccio un esempio, insomma, le famose sorgenti del Fizzo, che poi vanno verso Sant'Agata, quindi i cosiddetti l'acquedotto Carolino e poi verso Caserta. Quindi questo è un po' l'obiettivo che ha spinto
l'idea, diciamo, di sottoscrivere questo protocollo con il Polo Museale. Dopo 20 anni sei riuscito a dotare l'ente parco di un nuovo regolamento, soprattutto per quanto riguarda il controllo del territorio. Insomma, molte volte le nostre montagne sono streggiate sia da chi inquina sia da chi non rispetta le regole. Un bel passo avanti per la sicurezza. Può sembrare strano, lo è sembrato anche a me quando, diciamo, mi sono reso conto, ho avuto contezza della cosa. Beh, ci sono voluti 20 anni per rifare un po' e rimettere mano ad un regolamento delle sanzioni amministrative, che non devono essere viste come una caccia alle streghe o con quella voglia di dover per forza sanzionare i trasgressori, ma era necessario per far capire che l'ente parco c'è, per far capire che bisogna aver cura dell'ambiente, della natura, troppo spesso, come dicevi tu, sfregiata. Io ho assistito a delle scene veramente assurde, ma penso che ne abbiamo viste un po' tutti, sversamento di rifiuti di ogni tipo, anche quelli che normalmente vengono presi dalle ditte che fanno la raccolta, cioè invece di chiamarli, di farli venire a prendere sotto casa, c'erano persone che arrivavano proprio sul parco e sversavano questi rifiuti. Per non parlare poi del bracconaggio, del furto di legname, della modifica anche di piccoli corsi d'acqua, fino poi al caso un po' che le nostre zone, la Valle Caudina, è particolarmente colpita dagli incendi dolosi. E quindi c'era bisogno di mettere un po' a sistema tutto, di ridefinire anche, di aggiornare la tipologia di violazioni e quindi le sanzioni pecuniarie, amministrative, e però non basta soltanto questo, ma c'è bisogno anche un po' di prevenire, perché questa è la cosa più importante, soprattutto per un'area protetta. E quindi da qui abbiamo fatto un protocollo con i carabinieri forestali di Benevento, che attraverso le loro 5 stazioni che operano sul Taburno avranno un maggiore controllo, una maggiore attività di vigilanza. Gli abbiamo anche dato in concessione d'uso 15 fototrappole, dei droni, che serviranno proprio a fare questo. Devo dire che, lo dico, diciamo, a livello informativo, proprio 15 giorni fa c'è stato la segnalazione di un furto di legna sul Taburno. Quindi, nonostante c'erano tutti questi obblighi di rimanere a casa, delle persone comunque continuavano ad uscire, ad andare sul parco, e sono stati sanzionati. Come ad esempio abbiamo preso, grazie ad un ottimo lavoro fatto dalla compagnia, alla stazione di Pontesarto, delle persone che invece stavano sversando dei rifiuti. Ecco, quindi dei primi risultati ci sono. È ovvio che non è la soluzione a tutti i mali, non è assolutamente, se mi posso permettere, stato un qualcosa che porrà fine a quello che succede sul Taburno Camposauro, ma in tante aree protette. Però, insomma, è un punto di partenza. Poi, io dico sempre che i primi custodi del territorio devono essere anche i cittadini, gli agricoltori, le persone che vivono in determinate zone, che devono segnalarcelo, che devono avvisarci di eventuali illeciti. Però, insomma, qualcosa si sta muovendo, speriamo di limitare, ecco, il più possibile questi aspetti negativi. Costantino, noi nel nostro piccolo, sin dall'inizio della nostra avventura, abbiamo sempre denunciato con video e con articoli. Penso che bisogna fare sempre di più sensibilizzazione. Oggi, dopo questa esperienza del Covid, secondo me qualcosa potrà cambiare, un po' che le coscienze vengono risvegliate anche nel rispetto del prossimo e della natura. Tanto è vero che con il lockdown sembrerebbe che la natura si stia risvegliando, perché sai, l'inquinamento si è ridotto notevolmente e da più parti del mondo ci arrivano immagini di una natura che sembra molto più colorata del solito. Cosa ne pensi di questa cosa? Sì, è così. Io proprio 3 giorni fa leggevo un articolo su Repubblica dove analizzava proprio questo fenomeno che si sta determinando, dove addirittura dei dati si riferivano anche ad una riduzione del buco dell'ozono. Ovviamente questo va in una direzione che
è quella che un po' immaginiamo tutti, la chiusura di alcune industrie e quindi dei relativi sversamenti in corsi d'acqua piuttosto che emissioni in atmosfera, una limitazione del traffico veicolare e tante altre piccole sfaccettature che impattavano sull'ambiente, effettivamente ha fatto un pochino regredire, diciamo, l'inquinamento. Basta vedere anche da alcuni video che si trovano sui social postati, piuttosto anche da, diciamo, video mandati in onda dai telegiornali, la natura, l'ambiente si sta riprendendo un po' i suoi spazi. Vedevo anche qualche giorno fa un video su Napoli dove tra i sanpietrini era ritornata a crescere l'erba. Con questo che voglio dire? Che effettivamente questo ci deve far capire che noi siamo e abbiamo veramente antropizzato tantissimo l'ambiente senza curarci di quello che poteva succedere, e non soltanto con i nostri comportamenti, ma anche a volte con un semplice gesto, quasi di dire vabbè, tanto non mi succederà niente, quasi da voltare. Quante volte abbiamo voltato anche la testa dall'altro lato nel vedere un incendio appena appiccato e casomai non abbiamo chiamato i vigili del fuoco piuttosto che il pronto intervento, insomma. Penso che la sensibilità delle persone stia un po' cambiando con questa emergenza. Sarà difficile ritornare, lo abbiamo detto, lo dicono un po' tutti, a quelle che erano le abitudini precedenti. Se questo però ci porterà una migliore qualità dell'ambiente, e io direi anche di vita, diciamo, ben venga, perlomeno per un periodo, nel far crescere dentro di noi una coscienza un po' più responsabile. Altrimenti, voglio dire, dove stavamo andando, insomma, ma è sotto gli occhi di tutti, non si poteva continuare più così. Sentito, chiudiamo con un'immagine positiva. Qualche mese fa, se non sbaglio, avete pubblicato un video dove c'erano due lupi che correvano liberi sul Taburno. C'è stato anche un avvistamento, ci sono anche qui da noi, sul Partenio. Speranza per questa voglia di vivere la natura, di viverla nel rispetto per gli animali che ci sono, per la fauna, per la flora. E, insomma, dobbiamo riabbracciare la voglia di vivere naturale. Ma sì, è stata una bella immagine, li stiamo monitorando ancora, mi dicono che sono ancora sul Taburno, è una coppia, quindi una femmina e un maschio, e questa è una bella, sicuramente è una bella testimonianza di una presenza quella del lupo, che a differenza di quello che possono pensare un po' alcuni, che è pericoloso per gli allevamenti, per il bestiame, insomma, il lupo, se si stabilizza in una zona, è perché si trova veramente a suo agio, perché c'è poca interferenza da parte dell'uomo, e quindi speriamo che rimangano sul Taburno. Ecco, sul Partenio già ci sono, ad esempio, delle testimonianze conclamate, sul Matese altrettanto, mancava questo anello di congiunzione del Taburno. Ci sono ancora qui sul territorio, e speriamo che ci rimangano per parecchio tempo, perché insomma è un indicatore ecologico, ecco, che il territorio effettivamente è sano. Grazie Costantino per questa bella chiacchierata, come dico agli altri, speriamo di riabbracciarci realmente prima possibile, e a te buon lavoro. Grazie a te Gianfranco, e grazie anche a UserTV per la gentilezza e l'attenzione posta nei confronti dell'area protetta del Taburno. Grazie ancora a tutti.